Allora, benvenuti a questa lezione. Ho cercato di farla per quelli fra voi che non sono riusciti a venire ieri sera, venerdì. Dunque, corso elementare di building. La cosa più importante che bisogna fare per poter buildare è poter avere accesso al build nella vostra parte. Quindi cliccate su build, la cosa banale, viene fuori la bacchetta magica, cliccate da qualche parte. E avete il vostro primo oggetto. Vedete che avete l'oggetto e avete però anche questa finestra che esprime le proprietà di questo oggetto. Per andare avanti, allora la finestra la teniamo un attimo e proviamo a vedere allora come facciamo a manovrare la camera. La camera si può manovrare col mouse, col tasto sinistro del mouse e il tasto Alt. Quindi scrivo, premo il tasto Alt, vedete che il cursore è diventato una specie di lentina col più, e poi cliccando col tasto sinistro del mouse, andando avanti, mi avvicino all'oggetto, andando a sinistra o a destra, faccio la rotazione dell'oggetto, e se premo contestualmente il CTRL, riesco a fare rotazione anche verso l'alto, quindi dovete esercitarvi con il tasto CTRL ALT, andare avanti a sinistra e destra, vedete che riesco a fargli fare tutta una serie di cose. Poi l'oggetto, quando l'ho creato, vedete che c'è queste freccine. Queste freccine sono importanti perché permettono, se voi cliccate sulla freccina, vedete che posso muovere l'oggetto in alto sulla freccia blu oppure lungo una delle tre direzioni. E queste sono le possibilità di movimento dell'oggetto. Poi, ecco, adesso vedete che è un cubo l'oggetto, però se io potrei, ecco, vado nella finestra dell'oggetto e da cubo posso farlo diventare un cilindro, vedete, oppure posso farlo diventare un prisma oppure una sfera. Una cosa che vi ho fatto vedere è che tra le tante possibilità che abbiamo è la possibilità di tagliare il cubo. Quindi se noi tagliamo adesso il cubo inizia da 0 e finisce a 1, se io gli dico al cubo che iniziare non da 0 ma da ad esempio 0.1, vedete che io vedo soltanto il 90% del cubo, quindi viene tagliato il cubo e quindi vedo questa cosa qua. Se voglio vedere soltanto il 50% del cubo, ad esempio vado da 0,50 a 1 e ho mezzo cubo. Poi posso anche bucare il cubo con l'ollo. Qui l'ollo va da 0,1, se qui gli metto 0,5, anzi no scusate, va da 0 a 100, quindi se gli metto 50, vedete che viene una specie di foro in mezzo. Il foro si vede ovviamente se lo taglio. Non c'è, vedete, c'è il foro questo, il foro può essere un foro circolare. E così possiamo costruire tutta una serie di cose. Poi ieri sera abbiamo visto l'uso della griglia per righello. Il righello lo trovate qua, Use Grid. E qui con le option potete definire ogni quanto il righello si fa in metri. Tipicamente si fa sotto il metro, quindi si fa ad esempio ogni 0.1, cioè ogni 10 centimetri. Allora, quando si usa il righello, cosa succede? Allora, se non avete selezionato prima l'oggetto, basta che lo clicchiate col tasto destro e fate Edit. Vedete, compaiono le frecce. A questo punto, se io lo voglio spostare, questo oggetto, e se c'è il righello su, vedete che a fianco compaiono il righello. Per abilitare il righello, basta che vada sopra il righello, quindi sposto tenendo premuto il tasto sinistro, e vado su e vedete che posso muovermi soltanto di 10 cm per volta. Avendolo selezionato, abbiamo comunque la possibilità di premere CTRL. Con CTRL, oltre a muoverlo, possiamo ruotarlo. Quindi ruotarlo vuol dire semplicemente tenendo sempre il CTRL premuto, cliccare sulla fascia verde, ad esempio, e lo ruotiamo come vogliamo. Se vogliamo usare il righello, qua che è questo goniometro, andiamo qua e vedete che possiamo ruotarlo soltanto in maniera su certe determinate cose. E quindi abbiamo la possibilità col righello di girarlo soltanto in determinate cose prefissate. L'altra cosa che avevo fatto vedere era stata la possibilità del CTRL Z, cioè io lo edito, lo sposto,
Perfetto, è finito lì, però mi sono sbagliato, non volevo metterlo lì. Quindi l'errore, cosa faccio? Faccio Ctrl Z, zac, e lui torna al punto in cui era partito. E il Ctrl Z può essere a catena, su ogni singolo oggetto si ricorda le posizioni precedenti. Poi ho fatto vedere una spia sorta di miracolo, nel senso che se voi tenete premuto lo Shift e poi fate per spostarlo, in realtà cosa fate? L'originale viene spostato, ma viene creata una copia, che è questa, e sono uguali. Questo è un modo per avere due copie uguali dello stesso oggetto, cosa che spesso è utile. Poi, ieri sera ho fatto ancora la verifica, diciamo, di come linkare assieme questi due oggetti per ottenere un tutto unico. Questa è una cosa molto importante sui link set, gli oggetti uniti. Per linkarli insieme bisogna editarli, selezionare, poi con lo Shift selezionate gli altri oggetti, vedete, sono diventati tutti e due gialli, e a questo punto faccio Ctrl L. Ctrl L la posso ottenere anche da Tools facendo link, Ctrl L, linkati, vedete che hanno cambiato leggermente colore e a questo punto se io lo seleziono questa cosa posso muoverla e muovendolo si muove in tutto organico, cioè come se fosse una sola cosa. Se però una volta che sono stati uniti io voglio muoverne uno dei due, allora devo cliccare su Edit Linked Part, questo. E cliccando su Edit Linked Part, nel momento in cui seleziono solo uno dei due, posso muoverlo e si muove solo lui. Cioè gli oggetti sono sempre collegati fra di loro, ma io posso manipolare la posizione solo di un oggetto. Quando ho finito, tolgo l'Edit Linked Part e l'oggetto torna a essere un oggetto che si comporta come un tutt'uno, però con uno dei due oggetti spostati. Vedete? Non ho potuto modificarlo. Quando poi non voglio più il link, non mi serve più, faccio l'unlink. Per fare l'unlink faccio Ctrl Shift L, che è questo, unlink, e gli oggetti sono tornati a essere separati. Quindi cliccandoli si muovono separatamente. Ok, questo è tutto.